Il silenzio assenso è uno degli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa previsti dalla legge 241 del 90, la legge sul procedimento amministrativo. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 di tale legge, l'attività amministrativa si deve basare su dei principi fondamentali, tra i quali troviamo ad esempio il principio di economicità, il principio di efficacia dell'azione amministrativa. Proprio nell'ottica dello snellimento dell'attività amministrativa e che si va ad inserire l'istituto del silenzio assenso. Secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 241, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di concludere i procedimenti amministrativi con un provvedimento espresso, sia diciamo, nel caso in cui il procedimento abbia avuto inizio su istanza di parte, sia che lo stesso sia stato iniziato d'ufficio. Le amministrazioni si devono esprimere pertanto entro il termine di 30 giorni, laddove la legge non prevede un termine diverso. Ed è proprio, diciamo, qui che si va ad inserire l'istituto del silenzio assenso, in quanto l'articolo 20 della legge 241 del 90 prevede che laddove all'istanza dell'interessato tendente ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo, l'amministrazione competente non si esprime sospendendo i termini, oppure non si esprime con un provvedimento di rigetto, oppure ancora non indice una conferenza di servizi entro il termine di 30 giorni, allora tale, diciamo, la domanda dell'interessato deve intendersi accolta. Questo diciamo, la legge, quindi, pertanto, all'inerzia della pubblica amministrazione, quindi al suo silenzio, attribuisce un valore significativo. Infatti, diciamo, il silenzio assenso è uno dei casi di silenzio significativo, insieme al silenzio inadempimento, insieme al silenzio rigetto e insieme al silenzio devolutivo. Diverso invece il caso in cui la legge all'inerzia della pubblica amministrazione non attribuisce alcun significato. In quei casi si parla invece di silenzio inadempimento. Il silenzio, diciamo, di cui abbiamo poc'anzi parlato, è quello che si va a inserire nella fase decisoria del procedimento amministrativo. Oltre a questo, abbiamo anche un'altra tipologia di silenzio assenso che si va invece ad inserire nella fase istruttoria ed è quella, diciamo, che intercorre tra pubbliche amministrazioni ed è prevista dall'articolo 17 bis della legge 241 del 90, che prevede che laddove, diciamo, nell'ambito di una attività istruttoria l'amministrazione procedente debba richiedere un parere ad un'altra pubblica amministrazione e questa non si esprime nel termine di 30 giorni, allora scatta il silenzio assenso. Questo, diciamo, non significa comunque che il procedimento dell'amministrazione procedente si concluderà positivamente, perché magari diciamo, quell'assenso, diciamo, quel parere era soltanto un tassello che però, diciamo, non pregiudica quello che è l'esito che sarà l'esito finale, diciamo, dell'istruttoria. Dobbiamo inoltre dire che l'articolo 20 della 241 è stato, diciamo, di recente modificato dal decreto semplificazioni bis, che ha introdotto la possibilità per l'interessato di richiedere, una volta che che è decorso il termine per il compimento del silenzio assenso, il rilascio alla pubblica amministrazione di un provvedimento che deve essere rilasciato in modalità telematica, che attesta, diciamo, il compimento del silenzio assenso. Se nell'arco di 10 giorni poi la pubblica amministrazione non si esprime, allora l'interessato può, diciamo, rilasciare una dichiarazione sostitutiva con la quale appunto attesta il compimento del silenzio assenso. Possiamo però dire, diciamo, che il legislatore con quest'ultimo intervento non ha molto semplificato il procedimento amministrativo, perché al suo posto, diciamo, avrebbe potuto prevedere direttamente l'autocertificazione da parte dell'interessato.
stato, ovvero diciamo, avrebbe potuto diciamo, mettere diciamo, la richiesta dell'attestazione alla pubblica amministrazione o la sua autocertificazione sullo stesso livello.